Arrivato, eccolo qua. Ciao Alfredo, benvenuto. Ciao, ciao Flavio, buon pomeriggio a voi. Allora, Alfredo, partiamo subito col piatto forte? No, mi faccio la domanda un po' come Marzullo e mi rispondo da solo. Partiamo da Ken. Dici un po' i dettagli dell'affare Ken. Sì, i dettagli sono quelli che noi abbiamo dato ieri, che ti confermo anche sul bonus, che sono 3 milioni più 13 di base fissa. È un'operazione che ha avuto un impulso importante nell'ultima settimana e che prende spunto dalla rincorsa, dalla volontà, dal desiderio, dalla determinazione e dalla scelta. Tutte cose che appartengono a Palladino, che l'avrebbe voluto già la scorsa sessione invernale a Monza, non fu possibile perché lui aveva in testa l'Atletico Madrid. Sappiamo bene come è andata a finire. Lui è andato a Madrid, non ha passato le visite, si era fatto tardi, non c'erano i margini per un altro trasferimento, quindi è tornato alla Juve. Ha avuto un minutaggio scarso perché comunque era già abbastanza fuori dai giochi e c'era una gerarchia da rispettare e da sostenere, quindi è chiaro che avrebbe aspettato questa sessione per fare una cosa rapida. Ecco, l'aspetto importante è che ha fatto una cosa rapida. Non voleva aspettare luglio, agosto, gli ultimi giorni, come probabilmente se mi avessi chiesto un mese fa io ti avrei risposto sceglierà con calma. Ma dall'avvento di Palladino a Firenze le cose sono cambiate e lui ha preso una scelta voluta e sentita. Se mi chiedi un giudizio, al netto di quelle cose che ho letto, che mi hanno scritto, che capisco, che rispetto, che ognuno può pensarla come vuole, per me è un acquisto importante nel senso che Palladino è l'allenatore ideale per rilanciare Ken. Poi se sarà lui l'attaccante oppure no, questo lo vedremo. E questo è un po' Se... il grandissimo Sì, lo so, ma dilemma che dobbiamo... c'è oggi in casa Fiorentina, cioè Sì, Prade ci ha ma... detto, perché le parole sono importanti, ha detto noi vogliamo prendere il grande centravanti, che non è il grande centravanti, quindi io mi aspetto che lui sia un bel jolly, perché Ken può giocare nei tre d'attacco di Paladino, può fare la punta, può fare anche la mezza punta a destra o a sinistra, perché Paladino gioca 3-4-2-1, quindi per me Ken è un ottimo colpo. Però se me lo vendono come centravanti tornato dalla Fiorentina, uno che ha 0 gol negli ultimi 2 anni, mi sento preso in giro, ma sono sicuro che non sarà il titolare. Via, diciamo così. Io ripeto, per me è un buon acquisto, parlo il 28 giugno, poi vediamo il 28 febbraio e vediamo il 28 novembre, perché poi è facile parlare dopo, poi io non so quello che accadrà, c'è Beltran, c'è adesso ancora in organico Nico, c'è Sutil, è normale che si possa pensare a un altro colpo, se prendi un esterno offensivo importante può essere un esterno offensivo equiparabile a una punta. Dipende da chi prendi, sul discorso legato ai Conè stiamo andando avanti. Non ho riscontri europei caldi, ho riscontri sempre legati al Qatar caldi, forse come si chiama? Se tu ti Ora agiti, non l'Al diciamo Arabi, lì in Arabia più dell'Al Duail, giusto? sì. L'Al Arabi di Verratti piuttosto che l'Al Duail di Galtier credo, e di Luis Alberto, quindi. Così almeno inquadriamo i personaggi che ci stanno, che sono grandi personaggi, forse è il club che sta spingendo un po' di più, però non abbiamo delle certezze, aspettiamo che questa manifestazione di interesse si concretizzi con un'offerta che probabilmente è già arrivata e credo che comunque siamo destinati a tenere Icone sul carro pulmino dei partenti, perché è una scelta fatta, si tratta di capire quanto incasserai, potresti incassare anche una cifra non molto, molto lontana rispetto a quello che hai speso per Moise Kean e che poi avessi atteso per le visite, per tutte le formalità burocratiche, e vale un concetto per tutti, vale per la Juve, credo che valga anche per la Fiorentina, entra uno, esce un altro, entra uno, esce uno, entra uno, esce uno, il balletto è questo, il calcio prende questa piega che secondo me è anche giusta, nel senso che devi fare, nel caso specifico è entrato uno piuttosto che essere uscito un altro, ma l'altro uscirà e poi vediamo tutto il resto perché comunque hai messo un tassello. Ripeto, secondo me è molto importante la tempistica, cioè è molto importante avere visto che la Fiorentina poi come tutte le squadre andrà a ritiro e si radunerà molto presto, il luglio sarà il giorno, il mese dei ritiri per tutti, è importante avere due o tre tasselli già da mettere a disposizione di Paladino. Sì, no, anche perché poi Alfredo, a livello numerico, Italiano giocava con 3 giocatori dietro la punta, mentre Paladino gioca con 2 giocatori dietro la punta, quindi serve proprio meno gente. Io ora vado su Zaniolo.
quanto, com'è la situazione Zaniolo? Sono ore decisive? Guarda, sono ore calde. Io non voglio contraddire gli altri, che poi comunque se gli altri scrivono, dicono, ti vengono a chiedere conferme, che è una cosa dal mio punto di vista bruttissima, perché io non, cioè io, se c'è un motivo che mi fa prendere... Sì, no, tralasciando gli altri, qual è la situazione Zaniolo? Eh no, perché no, gli altri parlano di un'accelerata che non ha... Eh sì, no, andiamo una volta, insomma. Che, sì, ma che non ha motivo di esistere, per me non c'è stata un'accelerata ieri, tutto lì. No, non ma al di là di quello dell'accelerata o meno, qual è la situazione in questo momento Zaniolo? Non voglio andare sugli altri. Siamo fermi, ho risposto, siamo fermi, in questo momento siamo fermi, dobbiamo tener conto anche dell'Atalanta. Non mi risulta che ci sia stata un'accelerata, la Fiorentina è aggrappata al discorso di Zaniolo, sicuramente ancora in corsa, rispetto a quanto abbiamo detto la scorsa volta, secondo me non c'è una squadra nel gradimento davanti, secondo me, quindi mi assumo le responsabilità, lui andrebbe ovunque e andrebbe anche da Gasperini molto volentieri, perché è un allenatore che comunque, andando a rivitalizzare i progetti smarriti e i profili smarriti, sarebbe di gradimento. Qui si tratta di capire questo prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo, quando diventa obbligo per chi accetta le condizioni del Galatasaray. Anche la Fiorentina potrebbe prendere un diritto che diventa obbligo, dipende da come diventa obbligo. L'obbligo scatta a quali condizioni per l'Atalanta, quali condizioni accetta l'Atalanta, quali condizioni accetta il Galatasaray, quali condizioni propone la Fiorentina, quali condizioni accetti il Galatasaray. Mi spiego meglio: se tu metti un obbligo alla trentesima presenza è un conto, se tu metti un obbligo alla decima presenza è un altro conto, se metti l'obbligo al raggiungimento a fine stagione di un piazzamento in Europa, faccio un esempio, è un conto, se metti l'obbligo, e quindi su questo stanno lavorando. A me non risultano dei contatti nelle ultime 24 ore tra Fiorentina e Galatasaray. Ieri sera c'era un appuntamento fissato che non è stato rispettato, nel senso che non ci sono stati gli aggiornamenti. Teniamo la Fiorentina dentro, ripeto, ci tenevo comunque a sottolineare che non ho riscontri di un'accelerata nella notte, tenendo sempre la Fiorentina sul pezzo, ma ricordando che l'Atalanta si è mossa 2 settimane fa ed è assolutamente interessata a Zaniolo. Vediamo la fine di questo film, che non è detto sia stasera, domani, e che sia in questo weekend. È possibile che questo film vada avanti anche all'inizio per la prossima settimana. Se cioè, è una roba che si potrebbe, si dovrebbe aspettare. Abbiamo un ritorno. Hai le cuffie tu, Alfredo? Sì, sì, ho le cuffie. È un ritorno dalle tue cuffie, credo. No, io non ho. Vabbè, risolvo in questo modo, quando no, parlo io. Sì, sì, no, ho risolto io. Dando tu una tempistica, decidi tu quando. Quando si potrebbe risolvere in un senso o nell'altro quella situazione Zaniolo? Se tu mi avessi chiesto di Ken come mi hai chiesto 3 giorni fa, ti ho detto è possibile che si vada entro fine giugno, anche per un motivo di bilancio. Ricordiamola questa cosa perché è importante. Spendi meno soldi rispetto a qua, perché la Juve aveva chiesto 15 milioni più bonus per arrivare a 18, ma spendi di meno, e dobbiamo spiegarlo alla gente che è un po' stranita da queste cose. Sì. Dice, perché spendi 13 più 3? Alcuni di questi bonus sono abbastanza facilmente raggiungibili. Perché fai l'operazione prima del 30 giugno? Perché spendi di meno facendo l'operazione prima del 30 giugno? Perché per motivi di bilancio, se tu devi incastrare, mi riferisco alla società cedente, alla società proprietaria del cartellino, se tu devi incastrare questa operazione nel bilancio entro il 30 giugno, sei disponibile a fare uno sconto rispetto al campo libero che ci sarebbe se lo cedessi dal 1 luglio in poi, entreremmo in un altro bilancio, quindi saresti libero di forzare sul fatto che magari vuoi 15 milioni più 3 di bonus. Però è anche vero che è in scadenza, Alfredo. Tutto quello che vuoi, ma c'è l'ammortamento, che per la Juve è importante, c'è una cifra minima di 10 milioni. Sarà pure in scadenza, come dici tu, ma ti faccio un altro esempio. Noslin, che la Lazio deve firmare entro il 30 giugno, se lo prende entro il 30 giugno è attesa la firma dei documenti, hai ragione a farmi questo tipo di domanda, ma se lo prendi il 30 giugno spendi 15 più 1, se lo prendi dopo il 1 luglio, se ti dice all'Otito, ma io non ti posso chiedere più 15 più 1 perché lo valutavo 20 e ti facevo 15 più 1 soltanto se tu avessi concretizzato come stanno concretizzando entro il 30 di giugno. Oggi è venerdì 28, ricordiamo che comunque lunedì è già 1 luglio e queste cose è importante
ricordarle alla gente, perché poi ti fa delle domande: come mai cambia la valutazione? Cambia in base agli incastri che tu hai sul tuo bilancio attuale e alla necessità che hai di mettere quella voce a bilancio. Magari il Verona valuta Noslin 20 milioni e magari tu non sarai d'accordo, la Juve il 1° luglio avrebbe valutato... No, per me, Alfredo, io onestamente, a prescindere da un punto di vista tecnico, che da un punto di vista tecnico io penso che è un buon jolly, Ken, può fare la punta, può fare la mezza punta, l'ho già detto, però un giocatore ad un anno dalla scadenza che lo paghi 15 milioni di euro e che ha fatto zero gol negli ultimi 2 anni, secondo me la Fiorentina ha fatto un bel favore alla Juventus, questo. Ma io non entro in questo discorso che sinceramente mi interessa poco, te lo dico molto sinceramente. Capisco, no, chiaro, tu dai notizie. Io non posso ragionare come ogni cosa mi dicono, ma il Ligue 1 non poteva andare all'Aston Villa a 27 milioni piuttosto che a 15, faccio questo esempio, capisco, ma è un dibattito che dal mio punto di vista non porterà mai a un punto d'incontro. Come no, è un dibattito sulla valutazione. Se Pinamonti che ha fatto 10 gol, cioè è uno che ha fatto zero, allora Pinamonti quanto vale? 40 milioni di euro. Io ti dico che se mi chiedi un giudizio tecnico, per me è un'operazione che andrà a rivitalizzare Ken, perché è l'allenatore giusto. Quando tireremo le somme ci ricorderemo di questi interventi, perché se tieni conto che è un attaccante che è vero ha fatto un gol, perché comunque ha avuto degli infortuni e si è smontato, ha fatto zero gol, non un gol, ha avuto degli infortuni e si è smontato, ma è anche vero che la Juve ha speso 40 milioni. Ora, o qualcuno era folle prima, e probabilmente prima c'erano delle valutazioni che sicuramente non andavano in mezzo a questo tipo di discorso, perché se spendi 40 milioni su Ken c'è stato, perché c'è stato un colpo di sole che tu hai preso sulla spiaggia di Copacabana o di Casablanca, cambia poco, oppure è evidente che alla fine devi cercare di rientrare prendendo il minimo sindacale. La Juve sapeva, è chiaro che se tu mi fai questo ragionamento io devo seguirlo sull'aspetto che ti devo dire, che al 1° di gennaio l'avresti potuto prendere a zero per la stagione successiva, ma noi sappiamo bene che in Inghilterra fanno molto peggio di noi. Tu dici, vabbè, ma se uno ruba non è che deve andare a guardare il ladro, deve andare a guardare le guardie più che il ladro, ma in Inghilterra ti pagano anche 55 milioni all'anno dalla scadenza del cartellino. Guarda quanto hanno pagato Kane in Germania, no? Voglio dire, noi ci facciamo giustamente questi ragionamenti, dici, posso acquistare una cosa ai saldi, posso acquistare una cosa non ai saldi, cambia il prezzo. Io mi attengo al giudizio tecnico. Penso che nessun allenatore più di Palladino possa rilanciare Ken. Quindi io la ritengo un'operazione importante, un'operazione positiva. Poi vediamo il pacchetto degli attaccanti, un'operazione studiata, e soprattutto quando c'è un allenatore dietro che avalla, e che forse più che avallare ha spinto, voce del verbo spingere più che voce del verbo avallare, perché io credo che abbia fatto una 15ina di telefonate, non è che il numero di Palladino c'è il suo numero sotto controllo, ma credo che negli ultimi 10 giorni sia andato in prestito a tutto campo e lo abbia convinto della serie, ma come, ti voleva a gennaio già al Monza, tu con me in questo sistema di gioco, e qui bisognerebbe anche ascoltare. Quindi vabbè, possiamo confermare, abbiamo già detto in tempi non sospetti, che è una richiesta precisa di Palladino. 100%. E la Fiorentina ha ottemperato, 102%, e la Fiorentina ha ottemperato e ha seguito, che comunque mi sembra questa una buona cosa quando le società in generale vanno ad assolvere e a soddisfare quelle che sono le richieste dell'allenatore, la Fiorentina ha eseguito e ha soddisfatto questa richiesta al 100%. E questo secondo me è sempre positivo, perché è l'allenatore che deve prendersi i calciatori, la responsabilità, siamo contenti. Tu ieri hai parlato di 13 milioni più 3 di bonus. I bonus in base a cosa sono, se lo sai? Non lo so. Facili da raggiungere? Alcuni un paio sono facili. Io immagino che sia entro la 10ª presenza, adesso ti dico a braccio, io non ho visto il contratto. Sui 13 più 3 ti confermo 13 più 3, non ho altre formule. Se dovesse entrare altre formule, un altro milione di bonus sarebbe, che ne so, se vinci lo scudetto, cosa che augura i tifosi della Fiorentina, se vai in Champions. Penso che questo milione forse ce lo risparmiamo. No, forse ce lo risparmiamo, ma ti potrei anche dire che forse se accadesse gliene daresti anche 4. No, anche 10. Per dirti, tanto non sono mica i tuoi, i miei. E gli diresti, ascolta, uno, te ne do 7,5, così fai una vacanza di 6 anni facendo il giro del mondo, andate e ritorno. Quindi voglio dire, questi sono i bonus. Poi ti ripeto,
scambieranno i documenti, farà le visite, poi sono dettagli che io l'accompagno, ma non la posso accompagnare fino alla fine, a me interessava sdoganare la notizia all'interno di troppi nomi che secondo me la Fiorentina non ha mai trattato. Cioè, quando Alfredo, sentivo ti parlare. chiedo, aspetta, Sì. ora andiamo su questo, sempre su Ken. Tu a gennaio sei stato perfetto su Ken quando veniva accostato a tante squadre, poi andò all'Atletico Madrid, eccetera. Come mai all'Atletico Madrid Ken non ha superato le visite mediche? E adesso mi fai una domanda che A, non so risponderti, B, è comunque pericolosa in generale perché entro in un campo di Sì, privacy nella privacy, non... chiaro, chiaro, chiaro. C, ho avuto altri problemi e non posso dire quali con Ken, quindi non voglio entrare in questo argomento perché ho avuto dei problemi proprio all'interno di quel tipo di trattativa, non lo so, ma comunque lui farà le visite con la Fiorentina, credo che queste visite andranno a respingere tutte le cose possibili e immaginabili. Quello che ti posso dire è che quando lui è tornato, che aveva ancora un infortunio fresco alla Juve, probabilmente dipendeva da quello. Mi permetto soltanto di dire questo, che la tempistica non era così breve rispetto a come l'Atletico Madrid pensava fosse, no? Immagino che la tempistica ti dicono tra 10 giorni ce l'ha in campo. E magari l'Atletico Madrid ha capito che sarebbe andato in campo dopo 25 giorni e quei 15 giorni in più hanno portato, la leggo così e sono molto prudente. Infatti, se tu vai a guardare la cronologia, lui è tornato alla Juve ed è tornato in campo dopo circa 20 giorni, un mese, perché doveva smaltire il precedente infortunio. La leggo soltanto in questo modo e mi fermo perché non sono né il medico né quello che ha fatto le Chiaro. lastre, l'ecografia e tutte queste robe qui, e quindi non mi competono. Allora vado su tre nomi, anche se poi se due sono snocciolati. Uno hai dato poco la notizia in diretta, perché diedi proprio qua la notizia in diretta su Bonaventura. Bonaventura, Castrovilli e Duncan, possiamo dire, non saranno giocatori della Fiorentina fra 3 giorni. Sì, nell'ordine di percentuali 90, 95, 99, fai te, cioè distribuisci le te. Ma 90 è un modo per tenere un minimo di prudenza perché magari domani mattina ti svegli e dici: beh, quanto mi dispiacerebbe se. E allora quel 10 lo teniamo soltanto per questo motivo. Allora, nell'ordine, Duncan, la Fiorentina ritiene concluso il ciclo. Bonaventura abbiamo spiegato che, ma non dobbiamo spiegarlo noi, e soprattutto non devo spiegarlo io. Però mi sono informato molto su questa cosa e l'abbiamo anche detta nei dettagli quando davano Sì. per scontato un incontro e anche la firma, non era così. Perché penso che abbiano parlato con l'allenatore, poi dovrà spiegare l'allenatore se avrà voglia, farà un'altra conferenza, il ritiro, il primo giorno di raduno, non lo so, magari non lo vorrà spiegare, Castrovilli, che secondo me può avere altro mercato, deve ripartire da una base di ingaggio diversa rispetto a quelle che sono le sue richieste. Detto richieste, non pretese, perché legittimamente chiunque può chiedere qualsiasi cifra. Castrovilli è sempre stato per me un buon giocatore, è stato sfortunato, ha avuto le problematiche che ha avuto e quando però hai le problematiche che hai avuto non puoi ripartire facendo la richiesta di ingaggio che facevi 3 anni fa. 3 anni fa stavi bene, non eri entrato in quel tunnel e potevi chiedere una cifra. Ti ripeto, non è un giudizio, è soltanto una constatazione. Adesso se chiedono una determinata cifra, ce ne sarà magari qualcuno che te la darà, ma nel caso specifico con la Fiorentina non ci sono margini, per cui siamo destinati a vedere queste tre situazioni sfumate. Ti devo dire una cosa sul portiere. Io l'altra Vai. sera ho fatto delle percentuali, ho detto Terracciano Fiorentina 70%. Io quel 30 lo tengo aperto, nel senso che il 30 può diventare 2, può diventare 60, che vada. Nel senso che se mi chiedi oggi, avendo memorizzato le parole di Palladino, che erano parole, come devo dire, sincere, ci mancherebbe, io non posso Ma di giudicare. circostanza. Ecco, ma tu adesso mi hai smontato la cosa, non volevo dire ma di circostanza, volevo dire sincera e basta, ma di circostanza adesso lo prendo anch'io, l'hai detto te, lo prendo anch'io, era quello che volevo dire, nel senso che il portiere della Fiorentina è Terracciano, il secondo è Christensen. Domanda del 28 giugno alle 15 scarse, ma saranno tutti e due i portieri della Fiorentina il 1° di settembre o il 30 agosto quando si chiude il mercato del 2024? Ci metti due mani? No. Una mano? No, tre dita? Sì, ma due mani e una mano non ce la metto perché comunque se qualcuno dovesse tornare o insistere, guarda per un giro dei portieri in Italia, lo cerca il Genoa, non è che ci siano tante società che stanno cercando portieri, magari le cose cambiano tra
tra 2 settimane, se qualcuno dovesse fare un'offerta per Terracciano, non sarebbe respinto al mittente se fosse un'offerta congrua. Quindi teniamo 70, ma non escludiamo che quel contratto. Possiamo dire Terracciano cedibile, che non Sì, vuol dire che sta andando via. no, Terracciano non blindato, ma come sono cedibili gran parte dei calciatori di Serie A, anche quelli che costano 80 milioni? Dice, ma nessuno ti dà 80, se domani mattina qualcuno viene e ti dà 80, sei cedibile anche tu. Ti faccio l'esempio Vlahovic, che sta tanto a cuore ai tifosi della Fiorentina. Per la Juventus non è sul mercato, ma ha un ingaggio in doppia cifra, e se qualcuno dovesse presentarsi con 90 milioni, la Juventus lo prenderebbe in considerazione. Oggi, se mi chiedi le percentuali, ti dico all'80% resta a Firenze, forse al 90%. Ma dobbiamo spiegare che sono percentuali di oggi. Poi i matti che si svegliano la mattina e che vanno sui tetti e si buttano giù con l'incolumità, nel senso che non si fanno male, fuori dalla Che metafora. valutazione potrebbe avere Terracciano? Quanti anni ha di contratto ancora? Lui credo altri 2 anni, non vuole È andare più avanti. 2026, mi ricordavo anch'io, Flavio, un 3-4 portiere che milioni? 5 ma milioni anche proprio grasso anche 5-6. Tieni conto che per Martinez comunque l'Inter ha speso 15. Tu mi direi che Martinez è più giovane di Terracciano, d'accordo, ma non ha 20 anni. Quindi il prezzo lo fa il mercato sempre, sul mercato dei portieri in modo particolare. Cioè, l'Inter prende Martinez, che per me è un buon portiere, che può essere l'alternativa, il futuro dopo Sommer, lo prende a 12, a 13 più 2, a 15 milioni di valutazione. Quindi ci sta anche che qualcuno ti offra 6-7 per Terracciano. Però ha Scusami, 33 anni. esatto, il problema è che adesso non si è presentato nessuno, fin qui. O meglio, ci sono stati dei sondaggi e Terracciano può essere in una lista di due o tre società, ma non al primo posto. Lo dico con grande rispetto per Terracciano, che dimostrava di essere un professionista molto, molto affidabile. Ha dato un contributo molto giusto alla Fiorentina. Christensen, magari dopo un anno così di apprendistato, gli può venire la paturnia del fatto che ma perché non devo giocare quasi mai, se non in rare circostanze. Per Ma cui ecco. Christensen, Alfredo, possiamo dirlo con grandissima serenità, si tratta di un acquisto sbagliato, perché doveva arrivare per mettere, diciamo così, per inserirsi nella Fiorentina, si è inserito poco e male, quando ha giocato non ha fatto benissimo, 5-6 milioni, dai, secondo me sono pentiti. Sì, comunque stai parlando di 5-6 milioni, non lo so se si sono pentiti o meno, so soltanto che poi oggi ci sono dei portieri in Italia che magari stanno ancora aspettando. Per esempio Musso è un portiere che aspetta, lo stesso Audero è un portiere che aspetta. Cioè, Audero c'è il Como, ma c'ha due o tre situazioni in stato embrionale che possono esplodere. Cioè, Perin verrà blindato dalla Fiorentina, visto che tu mi avevi chiesto il passato di Perin, perché si è convertito rispetto al fatto di dover fare la riserva di Gregorio, perché Perin si sente un titolare. Ci sono ancora 4-5 portieri che andranno valutati. Ecco perché ti dico 70, io quel 30 lo tengo lì, e il 30 comunque è una percentuale discreta che può aumentare in un senso o nell'altro nei prossimi giorni. Ti chiedo di Gaiode se ci sono novità. No. Perché l'Aston Villa non è che si sia fermato, si è fermata la Fiorentina, che vuole fare prima dell'operazione di entrata. Dobbiamo parlare prima o poi del centrocampo anche la prossima volta, perché comunque lì bisogna intervenire. No, prima di darti la parola, Alfredo, la Fiorentina sul centrocampo, proprio per fare un incipit in introduzione, in questo momento la Fiorentina ha in centrocampo di proprietà solo Mandragora. È Bianco che rientra dal prestito dalla Reggiana, quindi ha un centrocampista e mezzo, con Bianco due centrocampisti. Serve il reparto, ma c'è anche il nome, ti do l'assist così fai un discorso completo, va risolta la questione Amrabat. Se tu che nome hai fatto, Mandragora? E Bianco sono i due centrocampisti di proprietà. Infantino che contratto ha? Sì, Infantino, però Infantino non è un centrocampista centrale, è più una mezza punta, un esterno trequartista. Sì, che può essere anche una mezzala. Io lo inserisco, però verrà valutato il ritiro. Sì, chiaro. Amrabat verrà valutato il ritiro, che poi deciderà a Palladino. Amrabat è un punto di domanda.
Io non ho riscontri clamorosi sul fatto che debba entrare per forza in un'eventuale operazione Zaniolo. Cioè, oggi, almeno oggi, ne stanno parlando in modo distaccato rispetto ad Amrabat. Si Chiaro. parla di prestito con diritto che diventa obbligo, il discorso vale anche per l'Atalanta. Amrabat potrebbe avere degli estimatori anche in Turchia. Ma è una situazione per il momento bloccata, ferma. Quindi, mi chiedi di Caio, poi siamo passati al centrocampo. Io ho detto che la Fiorentina si voleva dedicare soprattutto all'arrivo di qualche acquisto e poi secondo me l'Aston Villa potrà migliorare l'offerta per Caio. È una cosa che io tengo sempre bella a caratteri cubitali della serie promemoria, ricordati che questa cosa non è una cosa finita lì, anche perché contrariamente a quello che si dice, Flavio, non c'è una distanza di 15 milioni, parliamoci chiaro, cioè la Sì. valutazione che tu hai fatto, che mi trova assolutamente d'accordo, è di Ovvero 25 25 milioni, milioni per me vale Caio, ho detto. compresi bonus, non 25 più 5. E Io no, penso che 25 milioni, poi bonus dipende se sono facili o meno. siccome sono partiti da 15 più 3 o 4 di bonus. Secondo me, se l'Aston Villa dovesse aumentare a 20 più 3 o 4 di bonus, la cosa si fa. L'abbiamo toccato l'altra volta questo argomento. È il nostro amico Caio, tra l'altro è un 2004, Oh, ma è un ragazzo strepitoso, mio solo figlio è del che 2004, potrebbe essere mio figlio. Io poi certe volte vado in difficoltà a giudicare delle, quindi voglio dire, sto molto attento, un ragazzo poi fantastico dal punto di vista dell'attaccamento, del senso di appartenenza, ma la valutazione lui stesso sa che è quella, andiamo entro i 25, perché ripeto anche qui le domande, ma come 30, 35? Abbiamo fatto anche l'esempio di Udoje che è andata al Tottenham più o meno a quelle cifre, anzi forse qualcosa in meno di 25. sì, così mi... chiudo su, non so se hai notizie, il Cagliari sta chiedendo informazioni per Ken, Zola e Lucchesi. C'è informazioni Sì, su questo? Zola, sono delle cose allo stato embrionale, non sono arrivati ancora alla Fiorentina su Zola e anche sull'altro ragazzo. Ti confermo invece che, come si chiama, aiutami, un altro 2000 qua, Favasuli, giusto? Sì. L'avevamo dato al Bari e il Bari resta assolutamente in pole position. Ieri abbiamo anche preso le distanze da quell'operazione da 15 milioni su Blanco. Zola. Sì, parliamo di bianco, non di blanco. Di bianco parliamo, che secondo me Paladino può anche puntarci, anche se ha richieste. Ci Di può stare. blanco, io non ho dei riscontri. Però, avendo messo a posto un tassello, forse uno dei due, per gli ultimi 30 metri, senza parlare di attaccante centrale, attaccante esterno, ultimi 30 metri, poi vediamo se spendono i soldi per l'attaccante esterno, spendono i soldi per un altro attaccante centrale, vedremo come giocherebbe, come giocherà Beltran, quale sarà la collocazione di Ken, la priorità era ed è forse quella di chiudere qualche acquisto. Caglio, vediamo più avanti, ma lo teniamo assolutamente in una lista di papabili alla cessione in presenza di un'offerta giusta come vuole la Fiorentina. Proprio l'ultimo spunto che ti do, siamo in chiusura. È arrivato Ken, la Fiorentina punta su Sottil, punta su Beltran, eccetera, eccetera. Giochiamo a due, non più a tre. Che ne sarà di Barak? Per me Barca può fare anche la mezzala. Ma noi Poi, giochiamo. Però abbiamo troppi giocatori lì. Che fa Domini, la quinta scelta? non lo so, non lo so, non lo so, io non ho. Barca, secondo me, è il classico esempio di chi può avere sempre mercato. Però non ho notizie di dopo No, quello che è no, successo. nessuna notizia, non ci si parla, però No, ma prima o dopo poi. quello. Allora, io parto da gennaio quando Meluso lo aveva chiesto con insistenza per il Napoli e la Fiorentina a quelle condizioni proposte dal Napoli non l'ha dato, ma il Napoli a gennaio non faceva mercato impegnativo perché sapeva che avrebbe fatto un mercato impegnativo nella sessione questa, quindi te l'ha chiesto, ha fatto una proposta. Il fatto che mi fa pensare è che l'abbiano tenuto con convinzione, che anche Barak sia rimasto con convinzione. L'aspetto tattico non lo so, lo dovrà spiegare Palladino. Non ti dico al 100% resta perché se poi a gennaio l'hanno cercato può darsi pure che tra 10 giorni lo cerchino. Che fine farà Barak? Lo inseriamo in un punto di domanda. Al momento c'è,
E poi vedremo cosa deciderà di fare Paladino, se arriverà un'offerta che per la Fiorentina deve essere un'offerta in linea con quello. Poi, tra l'altro, lui ha avuto un mondiale, un europeo, scusami così, e se ci sarà un riscontro su una trattativa, cercheremo di essere pronti. Va bene Alfredo, 15:02, oggi è venerdì, ti auguro di andare al mare, andare in piscina, andare a sciare, non so, prenditi delle grandi Ciao, vacanze. ciao, ti ringrazio delle grandi vacanze. Questo lo puoi fare soltanto tu. Ma vedo che stiamo diminuendo e azzerando quasi gli aspetti conclusivi di questo intervento che per me erano sempre devastanti. Ci limitiamo a 10 secondi, prenditi una Meno vacanza. male. Siamo ancora all'inizio, Alfredo, siamo Siamo solo ancora all'inizio. all'inizio. Ah, perfetto, vedi che c'è anche una sirena che sta Ti stanno passando. venendo Io a prendere subito e portarti. Le persone potenti al sud, sai come fanno, Alfredo? Li porta l'ambulanza per evitare il traffico, li porta al mare, in hotel, poi c'è dove anche devono andare. l'altra barzelletta che l'ambulanza li fa scendere e li lascia in mezzo alla strada. Ma questo è un altro argomento che tratteremo un'altra volta, va bene? Però No, teniamoci qualcuno dice: pronti. bellissimo questo commento, di poi guardiamo la sirena e la sigla della nostra missione. Noi siamo in piena sirena sempre, il nostro amico ha ragione. Noi abbiamo la sirena all'inizio, durante e dopo. Noi siamo sempre con la sirena accesa. Teniamoci, tenetevi pronti perché da questo momento in poi mi permetto di dire che non c'è weekend che tenga, magari non sarà il prossimo, ma dall'altra ancora, secondo me succederanno anche cose durante il fine settimana. Più va avanti l'europeo, più speriamo andrà avanti l'Italia, ma più ci avviciniamo alla fine, più sarà soltanto mercato. Va bene Alfredo, grande abbraccio, buon lavoro. A te, ciao Flavio, un saluto a Ciao, tutti, ciao grazie. Alfredo. Ciao Alfredo. Allora, Alfredo è andato.